mentre il mondo gira lentamente verso il Damocle. Qui, ora, è il momento di mettere al centro una parola che in questi mesi è progressivamente scomparsa dalla scena pubblica. Anzi, di fronte al pericolo dell'olocausto nucleare, l'Italia, questo paese, l'Europa, si facciano promotori oggi, non domani, di un'iniziativa diplomatica per poter chiudere la presenza della guerra. Vogliamo riuscire a riportare dignità alla voce di chi fino adesso non ha trovato speranza nei progetti. Vuol dire il lavoro, il sistema della non discriminazione, il tema dei diritti civili e sociali. Tutto questo, l'unica cosa che vorrei fare, non possono essere in silenzio le pensioni. Sono sempre giovani noi, sono sempre di un'altra di comunicazione. Sono sempre di tutto il mondo, di tentare, sarà un problema. In corso di tutto, devo portare la giustizia sociale, la giustizia climatica nel Parlamento italiano. La vita sociale, che si sta determinando in tutte le settimane, negli anni di famiglia in tempo, e con la situazione di classe di città, chiediamo rapidamente che tutto ciò che si fa in via Piero con una istituzione a famiglia in tempo, e insieme sia più una grande strategia di crescita per lanciare e rinnovare il nostro paese. Non posso fare i conti, attualmente sta vivendo. Vale a dire, quanto costano 40 gigawatt di energia nucleare che vi propone? Sono 280 e 400 miliardi di euro. Ma chi li mette questi soldi? Sono documenti che si gira l'Italia con il sette privato prendendo in una settimana 200 mila euro. Cosa che noi non spenderemo nemmeno per un decimo della nostra campagna elettorale. Di tutti, 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 di tut